Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il giramondo. Bastone medio, Rat Rod, bastone medio con un ottimo bilanciamento tra danni inflitti e velocità, al costo di un impatto minore. L'attacco secondario, anche chiamato fuori campo, attacco pesante con un impatto e una potenza in grado di scaraventare via i nemici. Questa volta percato con una velocità di attacco, doppio danno, elemento energia, danni ai mostri della nebbia e ai boss aumentati del 36%. Anche su quest'arma purtroppo, come il castigamatti, non è possibile optare per la velocità attacco e il danno critico. È possibile invece optare per il doppio danno critico col totalmente rock. Però in questo caso, non essendo comunque un'arma molto conosciuta, ci sono anche buone motivazioni dietro a tale scelta, la sono andata a percare in un modo veramente tranquillo. L'ultima sua perk, che è quella che poi la contraddistingue dalle altre armi, colpire un nemico con quest'arma infligge più 6% in più di danni per 5 secondi. È cumulabile fino a 5 volte. Ciò significa che possiamo accumulare un 30% di danni in più oltre alle perk che abbiamo, ovviamente utilizzando l'arma. Anche questo progetto lo troverete con la rarità epica, quindi per potenziarlo a leggendario dovrete per forza sprecare i flussi leggendari. Ecco, in queste due prime clip vi voglio mostrare quest'arma senza velocità d'attacco. Come vedete è abbastanza lenta, seppur comunque la descrizione ci faccia intendere tutt'altro. Comunque molto lenta per i miei gusti, ed è questo il motivo per cui ho preferito optare per una velocità di attacco e una doppia perk di danno, che poi diventa anche una tripla con l'ultima, diciamoci la verità. Ecco, da qui in avanti invece è quella con la perk di velocità. Il fatto qual è che non possiamo neanche contare fin troppo sull'attacco secondario, che sì, in certe situazioni magari risulta utile, stordire quel mostro della nebbia che sia un occhio bello, un taker oppure uno smasher, anche se comunque ci vorrà più di un colpo magari per stordirlo. Beh, può risultare utile in certe circostanze, ma allo stesso tempo non ci possiamo mai, e dico mai, affidare all'attacco secondario di quest'arma. Specialmente se poi andiamo a vedere che nello stesso set è presente anche il caposlitta, quindi in quel caso preferisco di gran lunga utilizzare il caposlitta. Ed è vero che è comunque sbagliato paragonare questo bastone con un attrezzo, ma giusto per farvi capire il mio ragionamento, che quest'arma, secondo me, è ottima da mettere nel registro a raccolta. Ebbene sì ragazzi, non sprecate le vostre risorse, perché quest'arma secondo me è una di quelle armi, diciamo, senza anima, che non ha un vero e proprio scopo. Secondo me è stata messa nel set per comunque magari ampliare quello che era il set, ma per via comunque del percaggio, per via di come è l'arma in sé e per via di come è possibile percare anche tutte le armi di questo set, purtroppo questa mi sento di consigliarvi di non potenziarla. Il motivo di Luna Paleo in questo video è che non possiamo contare veramente di entrare con un costruttore e magari farci uccidere da tutti gli zombie in mischia. Abbiamo bisogno comunque di tankare con quest'arma, di avere un minimo di responsabilità addosso, no? Sia per comunque il fatto del doppio salto, sia il ritorno di fiamma e la build che riprendo la vita. Comunque riesco a tankare molto di più, anche in situazioni magari molto sfavorevoli, ma allo stesso tempo mi sento molto molto limitato da quello che è il danno, o meglio il potenziale massimo dell'arma. Però ahimè, non possiamo fare tutte le armi OP, perché sennò non ci sarebbe più varietà nel gioco. Comunque, tutto sommato, alla fine l'arma non mi piace tantissimo, sarò sincero con voi. Utilizzata comunque boostati con un team, utilizzata comunque con la giusta build, riusciremo comunque a cavarcela, anche se non benissimo, ma in genere è sufficiente se tutto il team collabora. E questo è quanto ragazzi, io purtroppo su quest'arma non posso dirvi nient'altro, in quanto non mi viene in mente nient'altro da dirvi. È un'arma spenta, senza una vera capacità propria. La cosa che la differenzia da tantissimi altri progetti è appunto l'ultima perk, che poi ho anche visto che è possibile trovarla con ultime perk differenti, per esempio con la velocità di movimento, che dopo tot colpi ci incrementa la nostra velocità di movimento, e anche lì mi sento di dir la mia. Ovviamente abbiamo il barone per muoverci, non utilizzo quest'arma per andare a colpire gli zombie e muovermi nella mappa, quindi quella perk di movimento risulta utile in combattimento, ma se vado a scegliere quella con la perk di movimento durante il combattimento, allo stesso tempo vado a togliere del potenziale all'arma, che potrei comunque utilizzare velocità di movimento nella build. Insomma, ci sono tanti fattori da tenere a mente per quanto riguarda questo bastone, e queste erano le due perk che ho trovato io. Non mi sento comunque di consigliarvi nessuna delle due, anche perché sia per muoverci e sia per combattere esistono armi molto più forti, ma questo è inutile che ve lo dica io. Penso che guardando il video tutti quanti ve ne sarete accorti. Ma hey, non è giusto fare video solo sulle armi forti, bisogna far vedere anche le armi che non lo sono. E questo era quanto da Kino. Io per oggi vi ringrazio di aver guardato il video. Mi raccomando ragazzi, attivate la campanella, perché sta per cominciare una nuova, anzi nuovissima serie su Salva al Mondo. Da Kino è tutto. Noi
ci vediamo domani. Bella bella!